Salve amici, un caloroso saluto a tutti voi. Le previsioni meteo avevano promesso bel tempo e a quanto pare hanno indovinato. Cielo sereno e terso stasera, nemmeno l'ombra di una nuvola. Condizioni perfette per una bella partita di pallone, sia tra amici che a questi livelli professionistici. I giocatori insieme ai tifosi vorranno vedere i loro sogni volare alti verso il firmamento di questa splendida serata. Accompagniamoli allora nel loro slancio verso il bel gioco e la vittoria. Che stadio! Pochi impianti al mondo possono vantare una storia tanto illustre. Non credo che si tratti di pretattica, giocheranno con il 3-5-2. È un modulo più equilibrato di quanto possa sembrare, a patto però di avere esterni dinamici. Una difesa solida di tre uomini è in grado di disinnescare la maggior parte degli attacchi avversari, anche grazie all'aiuto degli esterni. In situazione capovolta, i tre in mezzo possono subito rifornire di palloni le punte, mentre i due laterali offrono un'ulteriore opzione per dare ampiezza al gioco offensivo. Partiti! C'è il lancio lungo. Lagumina si allunga per arrivare al pallone. Ben fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Tentativo in avanti, lungo. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Lagumina. Opportunità di ripartire. Sau sulla destra, ha spazio sulla fascia, la mette in mezzo e non ci arriva nessuno. Insigne, palla in avanti verso il compagno. Passaggio intercettato. È occasione persa questa, ha sbagliato l'ultimo passaggio. Al centro c'è sempre meno spazio, bisogna essere precisi e veloci nel passaggio. E no, niente, è finito il fuorigioco. Il portiere la spedisce su. Lo hanno marcato molto bene, non si è potuto liberare. Prova a verticalizzare, ha la possibilità di andare verso la porta. Prova a passare con un pallone profondo. E Audero chiude la porta. Ai ai, stanno correndo rischi davvero inutili. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Tentativo di allungare il gioco. Prova la giocata nello spazio. Prova il tiro. E c'è il gol del Benevento. E arriva così il gol del vantaggio. Rubata palla agli avversari, sono stati velocissimi a ripartire. Un contropiede portato in maniera perfetta. Si ricomincia dall'1-0. Ora avranno sicuramente meno pressione addosso, ma devono continuare a lottare. Barba cerca l'uomo là davanti. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. Bianco prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. La mette in avanti. Occasione per il contropiede. Sau. Insigne riceve in posizione interessante, si lancia di testa, la sfera entra in porta. Gli avversari possono solo prendergli il numero di targa a questo punto. Un grande colpo di testa in tuffo. Gran bel gol, si è tuffato di testa, ha scelto il modo più spettacolare per impattare il pallone.
2-0 dunque. Beh, l'inerzia della partita è cambiata in loro favore. Non sarei sorpreso se arrivassero altri gol, visto come stanno giocando. Insigne. Andrea Bertolacci. E conquista la palla. Andrea Bertolacci. Il suo pallone è morbido. Gioca una palla lunga. Provano a partire in velocità. Grande occasione. Chance per tirare. E c'è ancora un gol. Sono già scappati via. Avversari in difficoltà. Un contropiede perfetto. Niente da fare per gli avversari. Una ripartenza da manuale. Trasformare un'azione difensiva in una manovra d'attacco rapida e decisa è meno semplice di quel che sembra. Si riparte dal 3-0. I rapporti di forza sono chiari al momento. Sicuramente cercheranno di approfittare per aumentare il loro bottino. Quagliarella. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Non può. Sau! Va in rete! Un 1-2 veramente da KO. Un gol facile facile, anche troppo direi. Un passaggio perfetto e lui è stato bravissimo ad approfittarne. Tripletta, hat-trick, che partita eccezionale la sua. La sua sfida con i difensori avversari oggi è decisamente vinta. Risultato ormai assolutamente impossibile da ribaltare. Beh, l'inerzia della partita è cambiata in loro favore. Non sarei sorpreso se arrivassero altri gol, visto come stanno giocando. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Muro. Bianco. Raccoglie un passaggio dalle retrovie. Cerca il secondo palo. Libera, ma il pallone non va molto lontano. Lungo pallone in avanti. E l'arbitro manda tutti a prendere un tè caldo. Si chiude così il primo tempo. Sono stati praticamente perfetti. Efficaci davanti e decisi in difesa. L'allenatore può solo fare i complimenti ai suoi. In effetti si vede, ha un sorriso stampato sul volto. Ed ha ogni ragione per essere al settimo cielo. Grande distanza tra le due squadre adesso. Vedremo se nel secondo tempo in qualche modo la squadra che è sotto avrà la possibilità di riaprire la gara. Soltanto pochi palloni giocati in questo secondo tempo. Traversone in arrivo. Occhio al tiro. Pallone che finisce sul fondo. Chissà cosa gli passa ora per la testa. Errori come questi lasciano sempre il segno. Gabbiadini. Un tiro cui non mancava certamente la potenza. Ci stanno provando un po' da tutte le posizioni. Evidentemente non vogliono ancora darsi per vinto. Barba. C'è la palla lunga in avanti. Tocco morbido. Avanzare la manovra. L'azione si stava facendo pericolosa, ma ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo. Barba. Pallone lungo in verticale. Vediamo se può capitalizzare. Occhio alla conclusione. Spattano ancora contro la difesa. Sau. Può andare alla conclusione. Grande intervento. Vale come un gol. Impossibile tirare in queste condizioni, lo hanno intrappolato. Andrea Bertolacci. La difesa sventa il pericolo. La Sampdoria riprende subito il possesso della sfera.
ancora Gabbiadini. Esempio perfetto di marcatura, gli hanno impedito di andarsene via palla al piede. La messa con le mani. Iniezione di energia proveniente da bordo campo, chissà quali saranno gli effetti sulla partita. Una sostituzione che inserisce un po' più di creatività per provare a mischiare le carte. Ekdal. Pagliarella. Ekdal alza la palla in profondità verso il compagno. Si riparte con un fallo laterale. Troppo alta. Non era facile sgusciare via il raddoppio. Ha ottenuto il massimo da quella situazione. Trattamento speciale per alcuni giocatori. Vedo marcatura a uomo. Ora stanno provando a correre ai ripari. Non si sa mai che gliene faccia un altro paio. Quagliarella. Gabbiadini. Filtra la palla in profondità. È in posizione per il cross. Un intervento impeccabile. Sau. Del Pinto. La gioca a sinistra. Sceglie il lancio lungo. Manolo Gabbiadini vuole la palla. Insigne oggi è autore di un assist, è ben posizionato e spazia via la palla. Ottima scelta di tempo, fa sfumare l'azione offensiva. Riceve il passaggio, ecco un pallone in avanti. Ottima pressione la sua, palla recuperata. Scodella in avanti. Impossibile tirare in queste condizioni, lo hanno intrappolato. Solamente 5 minuti e sarà tutto finito. Lancia il pallone in avanti. Lungo passaggio in avanti. Pressione la sua, palla recuperata. In avanti, vuol far salire i compagni. Recuperano il possesso del pallone. Barba, scodella in avanti. La partita è finita, tutti sotto la doccia. Gara veramente a senso unico, hanno letteralmente ridicolizzato la difesa avversaria. Per concludere l'analisi, a te invece che partita è sembrata, Luca? Hanno costruito la loro vittoria partendo dalla difesa. La retroguardia è stata perfetta. Il portiere non ha sbagliato nulla. Questa solidità difensiva ha dato loro tranquillità e fiducia anche negli altri reparti. È finito il tempo a nostra disposizione. Un ringraziamento a Luca Marchegiani, come sempre a mio fianco.